Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova video ricetta. Da questo video in poi cambierò un pochettino le modalità di questi video per facilitare da parte di qualcuno il fatto di poter seguire una ricetta senza doversi necessariamente sorbire un pippone o una lunga spiegazione sui processi che invece a me interessano tanto e che secondo me sono molto utili sui processi della fermentazione. Per fare questo ho suddiviso questo video in due parti. C'è la prima parte che dura poco più di un minuto e mezzo, che è la ricetta vera e propria. Quindi se vuoi vedere subito la ricetta, partirà tra poco, guardati il primo minuto e mezzo circa, dove troverai tutta la video ricetta facile da fare e da seguire. Mentre se vuoi delle spiegazioni su quello che stai facendo, vuoi sapere qualcosa in più, guarda anche dopo il video, dopo la video ricetta, e ci sarà una parte in cui io spiegherò invece qual è il senso di questa ricetta che stiamo facendo. Oggi parleremo dell'aglio fermentato nel miele. È una ricetta davvero molto particolare e anche poco conosciuta da parte di chi già fermenta da un po' di tempo. È una ricetta molto particolare e molto diversa da tutte le altre ricette di alimenti fermentati. Vediamo tra circa un minuto e mezzo, due minuti, per parlare invece dei benefici e delle qualità di questo tipo di alimento fermentato. Ecco la ricetta. Bene, eccoci tornati qui. E hai visto questa ricetta, come hai potuto vedere è davvero molto semplice farla, servono pochi ingredienti e anche il tempo canonico che serve per i cibi fermentati, comunque non è mai poco rispetto ai nostri canoni, si parla sempre di almeno 2 settimane o 4 settimane, in questo caso quindi parliamo di circa 4 settimane. Allora, le prime domande a cui vorrei rispondere, che mi sono state fatte rispetto a questa ricetta, sono per esempio quella relativa a come si utilizza questo tipo di alimento fermentato, perché in effetti in questa ricetta sono insieme due ingredienti davvero che sembrerebbero molto distanti tra di loro, ovvero l'aglio e il miele. Allora, premetto subito che l'aglio che è messo a fermentare in questo miele può essere tranquillamente utilizzato dopo la fermentazione per tutti gli usi, per tutti gli utilizzi comuni in cui noi utilizziamo l'aglio, tenendo presente che però è un aglio che è stato fermentato nel miele, quindi avrà sicuramente una nota dolce, ok? Quindi va utilizzato in ricette dove questa caratteristica della dolcezza che avrà l'aglio può essere una ricchezza, può essere un qualcosa di sfruttabile molto bene. Okay? L'altra cosa più interessante ancora da utilizzare veramente di questa ricetta è proprio il miele. È un liquido denso zuccherino, ma che avrà un netto sapore di aglio. Okay? Come utilizzare quindi questo miele? Beh, la cosa più semplice, l'abbinamento più scontato che possiamo fare di questo miele è sicuramente di abbinarlo a dei formaggi sia vegetali ma anche formaggi fatti di latte, i classici formaggi. Sicuramente un miele di questo genere con un formaggio sta davvero tanto bene. Possiamo utilizzare anche questo miele per fare delle vinaigrette, per fare delle salse particolari che poi utilizzeremo nei nostri piatti, quindi anche delle salse per verdure, per insalate o anche delle maionesi, ok? Una bella maionese vegana o meno,
fatta a base di questo miele all'aglio, sicuramente è qualcosa, diciamo, di molto particolare. Le proprietà di questo cibo fermentato sono tutte quelle del miele, che tra l'altro viene fermentato, unite alle proprietà antisettiche dell'aglio, ok? Quindi è sicuramente un alimento che ha delle forti connotazioni antisettiche, antibatteriche. Non voglio poi entrare troppo in queste specifiche, diciamo, tra virgolette, mediche o curative, perché non sono il mio campo e comunque gli alimenti non vadano necessariamente visti sotto un'ottica curativa, però possiamo dire che ha sicuramente spiccate doti antisettiche questo tipo di alimento. Come tipo di fermentazione invece parliamo di una lattofermentazione, okay? Ovvero è una fermentazione lattica. I microrganismi che intervengono in questo processo sono proprio i batteri lattici, sono coloro che ci danno sicurezza rispetto alla qualità e alla garanzia, diciamo, del prodotto. Quindi i batteri lattici sicuramente prolifereranno all'interno del miele, che è già di per sé un alimento acido. Quindi partiamo da una base già molto acida, quindi la sicurezza già di questo alimento fermentato è tutta garantita dall'acidità del miele. In questo ambiente così acido, in un ambiente così zuccherino, non possono che proliferare lattobacilli. Okay, quindi sono loro i responsabili di questo tipo di fermentazione ed è una cosa assolutamente buona per noi. Okay, quindi questa è a tutti gli effetti una lattofermentazione. Bene, se vi è piaciuto questo video mettete un like, seguite anche le mie pagine Facebook ed Instagram e noi ci vediamo con un nuovo video. Ciao!